Ormai va bene, grazie Jonathan, grazie, ha dato il tuo. Bruno da Catanzaro, vai Bruno, dimmi. Bruno. Luciani, buonasera. Sì, ascolta. Sì, mi fai parlare un attimo con Parenzo in merito al finanziere. Sì. A quell'episodio col fumo. Sì, come no, siamo qua, siamo Parenzo, qua. In... ascoltami. Sì, sì, questo è buono, Bruno da Catanzaro, sì, Parenzo, ascoltalo una... bene. Bruno, scusami, posso dirti una cosa? Bruno, scusami. Bruno, primariamente posso dirti una cosa, caro Bruno? Dimmi, non essere volgare. Davvero... No, io penso che tu sia una testa di cazzo. Guarda, mi dispiace proprio tanto. Mi dispiace, ma sai perché? Sai perché, Bruno? Sai perché? Sai perché io penso dal profondo del cuore che tu sia un coglione? Senti come te lo dico anche in modo rotondo. Senti che bella che è la parola senza acrimonia, coglione. Senti anche in bocca come suona bene. Sei veramente un coglione. Perché uno che chiama costantemente, uno ci chiama una volta ogni tanto, si toglie il vizio. Anche questo volevo dire, si toglie il vizio di chiamare, dice vabbè, una volta nella vita voglio chiamare la Zanzara. E va bene, dici no, ho sentito Parenzo, maledetto, voglio chiamare. Vabbè, ti perdono. Se chiami una volta ti perdono perché lo posso capire. Ma questo imbecille che viene trattato come fosse una delle grandi firme di questo programma, come fosse una firma del New York Times. Ah, guardate chi ha chiamato. No, è Giovanni da Catanzaro, un idiota di primo livello, un imbecille che non sa fare la O col bicchiere e viene trattato qui come fosse Eugenio Scalfari, un povero imbecille. Questo è il problema, sai? Ma non ho nulla contro di te, ce l'ho più con Cruciani che ti fa sentire un columnist del Washington Post. Bruno, e prego. Invece non sei columnist del Washington. Posso parlare? Sei un idiota. Puoi parlare. Sei un povero che insiste. Posso? Di parlare anche, insiste. Sì. L'idiota rimane in attesa minuti e si fa insultare da me, capisci che è un coglione, lo capisci o no? Dimmi. Posso parlare? Dai Bruno, puoi parlare, dimmi. Sì, certo che puoi parlare, parla, di quello che senti, cazzo vuoi. Parenzo, ascolta, se stai zitto, ascoltami. Sì, io sono sì. Bruno da Catanzaro. Ma lo so, e 10 anni è la seconda volta che chiamo. Non sono Giovanni da Catanzaro. È la seconda volta, peggio mi sembra. Ascoltami. Se parli, comincio a dire parolacce, ascoltami un attimo. Io ho 80 anni. Allora? E questo ho creato 120 posti di lavoro. Allora? Piccolo analfabeto, ascoltami. Ti volevo insegnare una cosa. Dimmi, a proposito, caro, del finanziere. Ha creato posti di lavoro, ha creato. Certo. Sì, 120 posti di lavoro. Ha creato posti di lavoro, figurati. Certo, qual è il problema? Dimmi. Ma figurati, andiamo avanti, dai. Dimmi, allora? A Catanzaro, peraltro. Sì, dai, a Catanzaro. Andiamo avanti, su. A Catanzaro. Non la fammi mia, parlare, dai. Nella non mia cinquantesima, in 50 anni ho creato oltre 120 posti di lavoro. 50 anni, mi sembrano anche pochi. Ho creato 50 anni, ho creato venditore. Vabbè, allora? Sono stato il primo a vendere i cellulari a Catanzaro. Un anno fa hai venduto il cellulare a Catanzaro. Non sapevi neanche che cos'era tu. Vabbè, che vuoi dire? Che vuoi dire? Sono stato il primo a vendere i cellulari a Catanzaro. Un consiglio. In merito al finanziere, devi imparare, Parenzo, che nella vita è meglio un brutto processo che un bel funerale. Molto bene, grazie. Con questo ti congedo. Cruciani, scusa. Dimmi, Bru, dimmi. Certo che c'è. L'altra sera, giorni fa, siamo stati a Trastevere, ospite di una ragazza ebrea. Ebrea, beh, che c'è. A cena. Sì, allora? Dopo aver parlato delle autorità, eccetera, si alza un mio amico dice Bruno, se da 2000 anni questi ebrei sono perseguitati, lo so. Motivo ci sarà. Non è che hanno sempre ragione loro. Questo è deve dire la stronzata, no, per forza. Senti, è una puttanata. Non è giusto. Parliamo di cose alla tua altezza. Cosa mangi stasera, amico caro? Cosa ti mangi stasera? Io mangio spaghetti e cozze alla faccia tua. Creato 100 posti di lavoro, pensa te. Allora, tutta la verità, nient'altro che la verità.